Movente contro occasione di Agatha Christie. Il signor Peterick si schiarì la voce più solennemente del solito. Forse il mio piccolo problema vi sembrerà un po' banale, disse in tono di scusa, dopo i racconti sensazionali che abbiamo ascoltato. Nel mio non c'è niente di cruento, ma mi pare un problemino ingegnoso e interessante. E poi ho la fortuna di conoscerne la soluzione. Non si tratterà di una questione giuridica, spero, disse Joyce Lempriere. Mi riferisco ai cavilli legali. Al processo Barnaby Skinner del 1881 e così via. Il signor Peterick le sorrise bonariamente al di sopra delle spesse lenti. No, no, mia cara signorina, non abbiate timore. La storia che sto per narrarvi è semplicissima e può essere seguita da qualsiasi profano. Niente cavilli legali allora, disse Miss Marple agitando un ferro da maglia. Vi assicuro di no, rispose il signor Peterick. Non sono ancora convinta, ma sentiamo la storia. Riguarda un mio ex cliente. Lo chiamerò Claude, il signor Simon Claude. Era un uomo di notevole ricchezza e abitava in una grande casa non molto lontana da qui. Uno dei suoi figli morì in guerra e lasciò una bimba. La madre era morta durante il parto e alla scomparsa del padre, la bimba andò a stare con il nonno, che subito nutrì per lei un affetto immenso. La piccola Chris godeva di ogni libertà immaginabile. Non ho mai visto un uomo più infatuato della nipotina e non so descrivervi il suo dolore quando, a 11 anni, la piccola si ammalò di polmonite e morì. Il povero Simon Claude era inconsolabile. Un suo fratello era morto poco prima nell'indigenza e Simon Claude aveva generosamente offerto un tetto ai suoi figli, due ragazze, Grace e Mary, e un ragazzo, George. Ma per quanto generoso e gentile, il vecchio non sentiva per loro nemmeno la minima parte dell'amore e della devozione che aveva nutrito per la nipotina. Georges Claude si impiegò in una banca e Grace sposò un brillante ricercatore chimico di nome Philip Garrod. Mary, che era una ragazza tranquilla e riservata, viveva in casa e accudiva lo zio. Credo che gli volesse molto bene, anche se non lo dimostrava. E sotto ogni apparenza la vita procedeva nella massima armonia. Dopo la morte della piccola Christobel, Simon Claude venne da me e mi incaricò di stilare un nuovo testamento. Il suo patrimonio, assai consistente, andava equamente diviso tra i nipoti, un terzo ciascuno. Passò il tempo. Un giorno incontrai per caso George Claude e gli chiesi notizie di suo zio, che non vedevo da varie settimane. Con mia sorpresa, George si oscurò in viso.
Dovreste mettere un po' di buonsenso nella testa di zio Simon, disse tristemente. Appariva perplesso e preoccupato. Questa faccenda degli spiriti diventa sempre più grave. Quali spiriti? Gli domandai stupefatto. Allora George mi spiegò ciò che stava succedendo. Il signor Claude si era gradualmente interessato allo spiritismo e aveva conosciuto una medium americana, una certa Euridice Sprague. La donna, che George non esitava a definire una truffatrice, esercitava un enorme ascendente su Simon Claude. Praticamente era sempre in casa e nel corso di varie sedute lo spirito di Christobel si era manifestata al nonno. Io non sono tra coloro che disprezzano lo spiritismo per principio. Come vi ho detto, credo all'evidenza e ritengo che, giudicando in modo imparziale le prove a favore dello spiritismo, non lo si possa liquidare con troppa leggerezza o attribuirlo ad una semplice messa in scena. Per quanto mi riguarda, non mi impongo di credere né di essere scettico, ma certe testimonianze vanno accettate con la dovuta considerazione. D'altra parte, lo spiritismo diventa spesso occasione di profitto per impostori e imbroglioni. E da quanto mi disse il giovane George Claude a proposito della signorina Euridice Sprague, mi convinsi sempre più che costei era una truffatrice della peggiore specie. Il vecchio, pur non molto perspicace nelle questioni d'ordine pratico, era completamente cieco quando veniva messo in gioco il suo amore per la nipotina scomparsa. Riflettendo sulla situazione, sentì che dovevo intervenire. Ero affezionato ai giovani Claude, Mary e George, e capì che l'influenza della signora Sprague sullo zio poteva far sorgere complicazioni per il futuro. Alla prima occasione trovai un pretesto per recarmi da Simon Claude. La signora Sprague si era installata in casa e veniva trattata come un ospite di riguardo. Come la vidi, mi resi conto che il mio pessimismo era giustificato. Era una donna corpulenta di mezza età, abbigliata in modo vistoso, che usava continuamente espressioni come "i nostri cari defunti" e cose del genere. Anche suo marito si era installato in casa. Il signor Absalom Sprague era un ometto mingherlino con l'espressione malinconica e lo sguardo furtivo. Appena possibile, presi in disparte Simon Claude e affrontai con tatto l'argomento. Lui era pieno di entusiasmo. Euridice Sprague era meravigliosa. Per fortuna il destino gliel'aveva fatta conoscere. Non era per nulla venale, le bastava la gioia di aiutare un cuore afflitto. Nutriva sentimenti materni per la povera piccola Chris e lui cominciava a considerarla quasi come una figlia. Poi si addentrò nei particolari. Mi spiegò che aveva sentito la voce della sua Chris, che la bimba era felice con i genitori. Continuò a riferirmi altre opinioni espresse dalla piccola. Da come la ricordavo,
mi parvero alquanto improbabili. Insisteva, per esempio, sul fatto che papà e mamma amavano la cara signora Spragga. Ma sicuro, mi interruppe Simon Claude, siete un cinico, Petering. No, non sono un cinico, me ne guardo bene. Accetto senza esitare le testimonianze di alcune persone che hanno scritto sull'argomento. E sono disposta a credere a qualsiasi medium che gode del loro rispetto e della loro fiducia. La signora Spragga gode di una buona reputazione. Ma Simon stravedeva per la signora Spragga. Era il cielo che gliel'aveva mandata. L'aveva conosciuta nella stazione termale dove lui aveva passato 2 mesi in estate, un incontro fortuito con un risultato meraviglioso. Mi congedai con un senso d'angoscia. Le mie peggiori apprensioni risultarono fondate, ma non sapevo che cosa fare. Dopo aver riflettuto a lungo, scrissi a Philip Garrod che, come vi ho detto, aveva sposato da poco la maggiore delle giovani Claude, Grace. Gli esposi la situazione, ovviamente con tutta la prudenza possibile. Accennai al pericolo costituito dall'ascendente che una donna senza scrupoli esercitava su una mente senile. Suggerì che il signor Claude fosse messo in contatto con una seria associazione di parapsicologi. Pensavo che non sarebbe stato un compito troppo difficile per Philip Garrod. Garrod agì con prontezza. Capì subito, diversamente da me, che la salute di Simon Claude era precaria e da uomo pratico qual era, non intendeva permettere che sua moglie e i suoi cognati fossero privati della loro legittima eredità. La settimana seguente arrivò portando con sé niente meno che il famoso professor Longman. Si trattava di uno scienziato di prim'ordine. Il suo stesso interessamento allo spiritismo induceva a considerare tale argomento con rispetto. E non era soltanto un brillante scienziato, ma anche un uomo di provata integrità morale. Ma il risultato della visita non fu per nulla soddisfacente. Longman, a quanto pareva, aveva parlato pochissimo. Si erano effettuate 2 sedute, non so in quali condizioni. Per tutto il tempo trascorso nella casa, Longman non si pronunciò, ma dopo la sua partenza scrisse una lettera a Philip Garrod. In essa ammetteva di non essere riuscito a cogliere in fallo la signora Spragg. Tuttavia, era incline a credere che i fenomeni non fossero genuini. Il signor Garrod, diceva, era autorizzato a mostrare la lettera a suo zio qualora lo ritenesse opportuno. Inoltre, Longman si dichiarava disposto a mettere il signor Claude in contatto con un medium di assoluta integrità. Philip Garrod portò subito la lettera a suo zio, ma non ottenne il risultato previsto. Il vecchio andò su tutte le furie. Era tutto un complotto per screditare la signora Spragg, una santa donna offesa e ingiuriata. Lei gli aveva già detto che in Inghilterra si era trovata ad affrontare la gelosia dei colleghi.
asserì che Logman, per sua esplicita ammissione, non aveva rilevata alcuna frode. Euridice Sprague era venuta da lui nell'ora più buia della sua vita. Gli aveva recato aiuto e conforto e lui intendeva difenderla a costo di litigare con ogni membro della famiglia. Per lui la signora Sprague contava più di chiunque altro al mondo. Philip Garrod fu estromesso dalla casa senza cerimonia, ma in seguito al suo scoppio d'ira la salute di Claude peggiorò. Per il mese seguente fu confinato a letto. E pareva destinata a restare un invalido fino a che la morte non fosse giunta a liberarlo. 2 giorni dopo la partenza di Philip, ricevetti una convocazione urgente e mi precipitai da Claude. Il vecchio era a letto e anche ai miei occhi d'avvocato appariva molto malato. Respirava con difficoltà. E la fine, disse, lo sento, non discutere, Peterick, ma prima di morire voglio fare il mio dovere con la persona che mi ha aiutato più di chiunque altro. Intendo dettare un nuovo testamento. D'accordo, dissi, se volete darmi le istruzioni, preparerò il testo e ve lo farò pervenire. No, ribatté lui, potrei non arrivare a domani mattina. Ho scritto qui le mie volontà. Frugò sotto il cuscino. Ditemi se va bene. Mi porse un foglio con poche parole scarabocchiate a matita. Era tutto semplice e chiaro. Lasciava 5.000 sterline a testa ai suoi nipoti e il resto del suo ingente patrimonio a Euridice Sprague, in senso di gratitudine e ammirazione. Non mi piaceva, ma non potevo oppormi. Parlare di infermità mentale, poi, era fuori questione. La mente del vecchio era lucida. Suonò il campanello e chiamò 2 domestiche. Vennero immediatamente. La governante, Emma Gonto, era una donna alta di mezza età che serviva la famiglia da molti anni e aveva curato Claude con devozione. Con lei venne la cuoca, una donnetta paffuta sulla trentina. Simon Claude le guardò da sotto le sopracciglia cespugliose. Desidero che siate testimoni del mio testamento. Dammi la penna, Emma. Obbediente, Emma andò alla scrivania. Non nel cassetto a sinistra, disse irritato il vecchio Simon. La penna è nel cassetto a destra. Non lo sai? No, signore, è qui, ribatté Emma mostrandogliela. L'avrei messa nel cassetto sbagliato l'ultima volta, brontolò il vecchio. Non sopporto gli oggetti fuori posto. Sempre brontolando, prese la penna e copiò su un nuovo foglio la prima bozza che io avevo corretto. Poi appose la firma. Firmarono pure Emma Gonto e Lucy David, la cuoca. Piegai il foglio e lo misi in una lunga busta azzurra. Forza di cose, il testamento era stato scritto su un normale pezzo di carta. Proprio mentre le domestiche si accingevano a lasciare la stanza, Claude si accasciò sui cuscini con una smorfia ed un gemito.
Mi chinai ansiosamente su di lui e anche Emma Gont si accostò al letto. Tuttavia il vecchio si riprese e sorrise. Tutto bene, Peterick, non allarmatevi. Adesso posso morire in pace. Mi sento la coscienza tranquilla. Emma Gont mi lanciò un'occhiata interrogativa, come per sapere se potevo uscire. Annuì e lei se ne andò. Dopo aver raccolto la busta azzurra che avevo lasciato cadere nel mio attimo di sgomento, me la porse, io me la infilai in tasca e lei si congedò. Avete l'aria contrariata, Peterick, disse Simon Claude. Siete prevenuto anche voi come gli altri. La prevenzione non c'entra, ribattei. La signora Sprague può benissimo avere la sua parte. Non avrei niente da obiettare se le assegnaste un piccolo lascito come attestato di gratitudine. Ma vi dico sinceramente, Claude, che avete sbagliato a diseredare i vostri consanguinei in favore di un'estranea. Quindi mi girai per andare. Avevo fatto il possibile esternando la mia disapprovazione. Mary Claude emerse dal soggiorno e mi venne incontro nell'atrio. Non volete una tazza di tè prima di uscire? Accomodatevi. Mi fece entrare nel soggiorno. Il fuoco scoppiettava nel caminetto, la stanza era intima e allegra. Mi aiutò a sfilarmi il cappotto proprio mentre entrava suo fratello Giorgio. Lui le tolse il cappotto dalle mani e lo depose su una poltrona dall'altra parte della stanza. Poi venne accanto al fuoco dove noi stavamo bevendo il tè. Sorse una discussione riguardo alla proprietà. Simon Claude aveva detto che non voleva occuparsene e aveva rimesso a Giorgio ogni decisione. Giorgio non si fidava del proprio giudizio. Su mia proposta, dopo il tè, andammo nello studio e guardai le carte in questione. Mary Claude ci accompagnò. Un quarto d'ora dopo mi preparai a congedarmi. Ricordando di avere lasciato il cappotto nel soggiorno, andai a prenderlo. Nella stanza trovai la signora Sprague, inginocchiata accanto alla poltrona, dove era steso il cappotto. Stava tastando la fodera di cretonno della poltrona e al nostro ingresso si alzò in piedi, rossa in viso. Questa fodera è sempre piena di grinze, si lamentò. Santo cielo, potrei cucirne una più aderente. Presi il cappotto e me lo infilai. Intanto notai che la busta con il testamento era scivolata dalla tasca e giaceva sul tappeto. Me la rimisi in tasca, augurai la buonanotte e uscii. Arrivai in ufficio. Ora vi descriverò accuratamente le mie azioni. Mi sfilai il cappotto e tolsi il testamento dalla tasca. Avevo la busta in mano ed ero vicina al tavolo quando entrò il mio impiegato. Ero desiderata al telefono e l'apparecchio sulla scrivania non funzionava. Seguii il mio impiegato nell'ufficio adiacente e vi rimasi per 5 minuti impegnato nella conversazione telefonica. Quando uscii, trovai l'impiegata ad aspettarmi. Il signor Sprague vorrebbe parlarvi. L'ho fatta accomodare nel vostro ufficio.
Il signor Sprague era seduto accanto al tavolo. Si alzò e mi salutò con un fare che definirei untuoso. Quindi si lanciò in una prolissa digressione. In gran parte sembrava un'imbarazzata giustificazione di se stesso e di sua moglie. Temeva il giudizio della gente, eccetera. Sua moglie era conosciuta fin dall'infanzia per la purezza del suo cuore e la profonda umanità delle sue intenzioni, e così via. Lo trattai piuttosto freddamente, temo. Alla fine dovette capire che la sua visita non era stato un successo e se ne andò di gran fretta. Poi ricordai d'aver lasciato il testamento sul tavolo. Lo presi, sigillai la busta, vi scrissi l'intestazione e lo riposi in cassaforte. Siamo arrivati al punto cruciale della storia. 2 mesi dopo, il signor Simon Claude morì. Lascerò da parte ogni congettura e mi limiterò ad esporre i fatti. Quando la busta sigillata con il testamento fu aperta, risultò che conteneva un foglio bianco. Fece una pausa e guardò la cerchia di visi interessati. Sorrise compiaciuto. Avete afferrato la situazione? Per 2 mesi la busta sigillata era rimasta nella mia cassaforte. Non poteva essere stata manomessa durante tale periodo. No, lo spazio di tempo era molto più breve. Tra il momento in cui il testamento venne firmato e quando lo riposi in cassaforte. Chi aveva avuto l'opportunità di manomettere la busta e per quale motivo l'aveva fatto? Riassumerò i punti essenziali. Il testamento fu firmato da Simon Claude e io lo infilai in una busta. Fino a qui ci siamo. Poi misi la busta nella tasca del mio cappotto. Il cappotto mi fu tolto da Mary, che lo porse a Giorgio, e Giorgio lo depose sulla poltrona senza che io lo perdessi di vista. Mentre ero nello studio, la signora Euridice Sprague aveva avuto tutto il tempo di sfilare la busta dalla tasca del cappotto e leggerne il contenuto. Visto che trovai la busta sul pavimento e non nella tasca, poteva averlo fatto. Ma eccoci al dunque. Lei aveva l'occasione di sostituire il foglio, ma non il movente. Il testamento era in suo favore e sostituendolo con un foglio bianco, lei si privava dell'eredità che era stata così ansiosa di conquistare. Lo stesso valeva per il signor Sprague. Anche lui aveva avuto l'occasione. Era rimasto solo con il documento in questione per 2 o 3 minuti nel mio ufficio, ma non era nel suo interesse sostituirlo. Così ci troviamo di fronte ad un curioso problema. Le 2 persone che avevano avuto l'occasione di introdurre il foglio bianco non avevano il movente per farlo. E le 2 persone che avevano il movente non avevano avuto l'occasione. In ogni modo, non escluderei dai sospetti la governante Emma Gont. Era devota ai suoi giovani padroni e detestava gli Sprague. Sono sicuro che avrebbe effettuato la sostituzione se vi avesse pensato.
Ma se anche raccolse la busta dal pavimento quando era caduta e me la diede, non poteva certamente aver sostituito il suo contenuto e nemmeno aver cambiato la busta con un gioco di destrezza, che in ogni modo non sarebbe stata capace di fare. Avevo io stesso portato la busta e nessuno poteva averne uno uguale. Si guardò intorno, sorridendo agli astanti. Ecco il problema che vi propongo. Spero di averlo illustrato con chiarezza. Adesso mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Tra lo stupore generale, Miss Marple esplose in una lunga risata. Pareva che qualcosa la divertisse immensamente. Che cosa c'è, zia Jen? Possiamo partecipare alla tua ilarità, chiese Raymond. Pensavo al piccolo Tommy Simond, un vero discolo, ma a volte molto divertente. Uno di quei bambini dal visetto innocente che tramano sempre qualche marachella. La settimana scorsa, alla scuola domenicale ha chiesto: Signora maestra, si dice che il tuorlo delle uova è bianco, o che il tuorlo delle uova sono bianche? La signorina Daston rispose come avrebbe risposto chiunque: I tuorli delle uova sono bianchi. Il tuorlo delle uova è bianco. E quel birichino di Tommy? Beh, io direi che il tuorlo delle uova è giallo. Un tranello impertinente e vecchio come il mondo. Da bambina lo conoscevo anch'io. Molto divertente, mia cara zia Jane, disse con gentilezza Raymond. Ma che c'entra con l'interessante racconto del signor Peterick? Oh, c'entra, rispose Miss Marple. È un tranello. E anche nel racconto del signor Peterick c'è un tranello. Proprio da avvocato. Ah, mio caro amico. Scrollò la testa con aria di rimprovero. Mi chiedo se l'avete realmente capito, disse l'avvocato strizzando l'occhio. Miss Marple scrisse qualche parola su un pezzo di carta, lo piegò e glielo porse. Il signor Peterick spiegò il foglio, lesse quanto vi era scritto e guardò Miss Marple ammirato. Mia cara amica, disse. Sarà mai possibile nascondervi qualcosa? Lo conosco da quando ero bambina, disse Miss Marple. Ci giocavo anche. Io sono in alto mare, dichiarò Sir Henry. Sono sicuro che il signor Peterick caverà dalla manica un ingegnoso artificio legale. Niente affatto, ribatté il signor Peterick. Niente affatto. È un problema leale, non legale. Non date retta a Miss Marple. Lei ha il suo modo di vedere le cose. Dobbiamo arrivare alla verità, disse Raymond West un po' stizzito. I fatti sembrano abbastanza semplici. Cinque persone hanno toccato la busta. Gli Sprague potevano manometterla, ma non avevano alcun interesse a farlo. Non rimangono che le altre tre. Ora, se pensiamo a come i prestigiatori effettuano straordinari giochi di destrezza sotto gli occhi del pubblico, mi pare che Georges Claude avrebbe potuto benissimo sostituire il foglio
mentre portava il cappotto dall'altra parte della stanza. Per me è stata la ragazza, disse Joyce. La governante si è precipitata a riferirle quello che stava accadendo. Lei ha preso un'altra busta azzurra e l'ha sostituita alla busta del testamento. Sir Henry scosse la testa. Nessuna delle vostre versioni mi convince, disse lentamente. I prestigiatori fanno giochetti del genere sul palcoscenico e nei romanzi, ma non credo che riescano nella vita reale, specialmente sotto gli occhi di falco del mio amico Peterick. Ho un'idea, è soltanto un'idea e nient'altro. Sappiamo che tempo prima il professor Longman era stato nella casa e aveva parlato pochissimo. È ragionevole supporre che gli Sprague fossero ansiosi di conoscere il risultato di tale visita. Se Simon Claude li aveva tenuti all'oscuro, e ciò mi sembra assai probabile, forse si erano spaventati quando lui aveva mandato a chiamare il signor Patrick. Forse credevano che il signor Claude avesse già fatto testamento in favore di Euridice Sprague e che il nuovo testamento venisse stilato per escluderla, alla luce delle rivelazioni del professor Longman. Oppure, come dite voi avvocati, Philip Garrod aveva imposto a suo zio i diritti dei consanguinei. In tal caso immagino che la signora Sprague intendesse effettuare la sostituzione. Vi riuscì, ma dal momento che il signor Peterick sopraggiunse sul più bello, lei non ebbe il tempo di leggere il documento e lo gettò nel caminetto prima che l'avvocato notasse la sua scomparsa. Joyce scosse risolutamente la testa. Non l'avrebbe mai bruciato senza leggerlo. La soluzione è piuttosto debole, ammise Sir Henry, sempre che il signor Peterick non abbia personalmente aiutato la provvidenza. L'insinuazione era stata fatta per scherzo, ma l'avvocato balzò in piedi con aria offesa. Un'insinuazione alquanto sconveniente, disse con una certa asprezza. Che cosa dice il dottor Pender? Chiese Sir Henry. Non ho le idee molto chiare. Credo che la sostituzione sia stata effettuata dalla signora Sprague o da suo marito, forse per il motivo suggerito da Sir Harry. Se lei avesse letto il testamento soltanto dopo l'uscita del signor Peterick, si sarebbe trovata in un bel dilemma, dal momento che non poteva confessare un'azione simile. Forse mise la busta tra le carte del signor Claude, pensando che sarebbe stata trovata dopo la sua morte. Ma non saprei dire perché non fu trovata. Può darsi che se ne sia impossessata Emma Gontt e che l'abbia distrutta spinta dalla devozione ai suoi padroni. La soluzione del dottor Pender mi pare la migliore di tutte, disse Joyce. È quella giusta, signor Peterick? L'avvocato scosse la testa. Riprenderò da dove eravamo rimasti. Ero perplesso e confuso come voi. Non credo che avrei mai intuito la verità, ma sono stato illuminato e in modo assai intelligente. Un mese dopo andai a cena con Philip Garrod.
nel corso della conversazione lui citò un interessante caso di cui aveva di recente avuto notizia. Mi piacerebbe raccontarvelo, Peterick, in confidenza naturalmente. D'accordo, dissi. Un mio amico si aspettava di ricevere un'eredità da un parente e fu molto deluso quando scoprì che il parente intendeva beneficiare una persona del tutto immeritevole. Il mio amico, temo, non esitò ad agire senza scrupoli. Nella casa c'era una cameriera assai devota agli interessi di quella che chiamerò la parte legittima. Il mio amico le diede delle istruzioni semplicissime. Le consegnò una penna stilografica debitamente colma. Lei doveva metterla in un cassetto dello scrittoio del suo padrone, ma non nel cassetto dove di solito stavano le penne. Se il padrone la voleva come testimone alla firma di qualsiasi documento e le chiedeva di dargli la penna, lei doveva porgergli la penna in questione, che era identica all'altra. Tutto qui. Non le diede ulteriori informazioni. La cameriera era una persona devota e seguì le istruzioni alla lettera. Si interruppe e disse: "Spero di non annoiarvi, Peterick." "Niente affatto," dissi, "sono molto interessato." I nostri occhi si incontrarono. "Naturalmente," aggiunse lui, "voi non conoscete il mio amico." "No, di certo," risposi. "Tutto bene allora," disse Philip Garrod. Fece una pausa, poi continuò sorridendo. "Avete capito? La penna era colma di quello che comunemente si chiama inchiostro simpatico. Una soluzione di acqua e amido con qualche goccia di tintura di iodio. Esso forma un denso liquido color blu carico, ma in 4 o 5 giorni la scrittura scompare integralmente." Miss Marple ridacchiò. "Inchiostro simpatico," disse. "Lo conosco. Ci ho giocato un mucchio di volte da piccola." Girò sorridendo lo sguardo sui presenti, fermandosi a minacciare con il dito il signor Peterick. "In ogni modo è un tranello, signor Peterick," disse, "proprio da avvocato.